Iniziativa alla Prefettura di Agrigento per la prevenzione e il contrasto delle truffe ai danni degli anziani. Oggi si celebra la Giornata Mondiale per la Salute Mentale. Proteste contro l'installazione di antenne nel centro abitato di Naro. Trovato morto l'anziano che si era allontanato da una casa di riposo. In carcere dopo gli arresti domiciliari un uomo di San Giovanni Gemini. Operazione dei carabinieri a Palermo. Benvenuti su TVA Notizie. Prevenzione e contrasto alle truffe che colpiscono gli anziani. Io non ci scasco è il titolo dell'iniziativa presentata oggi in prefettura ad Agrigento. Arturo Cantella. Presentata stamani presso la prefettura di Agrigento, la campagna relativa Io non ci casco, consigli utili di prevenzione e contrasto alle truffe degli anziani. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Agrigento, Assessorato alle Politiche Sociali, Ufficio dei Servizi Sociali ed è finanziato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Agrigento. Sì, oggi si presenta questo progetto, un progetto ambizioso, un progetto interessante, un progetto impegnato nel sociale. Io quindi devo fare i complimenti al mio assessore Marco Vullo e anche tutto lo staff degli uffici dei servizi sociali del Comune di Agrigento che fortemente hanno voluto portare avanti questo obiettivo. Ringrazio anche la prefettura perché il finanziamento ci è stato dato dal Ministero degli Interni. Penso che una novità del genere all'Agrigento sia importante, importante principalmente per la tutela dei nostri anziani. Sindaco, a che punto è la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura? Le ultime novità quali sono? Ma siamo quasi in dirittura d'arrivo, i miei dirigenti hanno presentato le controdeduzioni al parere sfavorevole dei revisori dei conti, quindi andrà in consiglio e spero a breve di chiudere la partita. È ottimista, fiducioso? Sì, sono ottimista e fiducioso perché ho fiducia nei consiglieri comunali, ho fiducia anche in tutti i cittadini, ho fiducia che tutti possano capire l'importanza di quello che stiamo ottenendo per Agrigento, un'opportunità che non passerà mai più, è un treno che si prende una volta sola nella vita. Agrigento potrà finalmente cambiare. Io non ci casco è un progetto fatto dal Comune di Agrigento grazie a un finanziamento del Ministero degli Interni e quindi delle prefetture, quindi la prefettura di Agrigento, a cui va il nostro ringraziamento per la collaborazione fattiva e attiva nella predisposizione e preparazione di tutti gli atti che oggi ci portano alla presentazione dello stesso. È una campagna di sensibilizzazione e di informazione rivolta agli anziani per combattere l'odioso fenomeno delle truffe. La novità dove sta in questo? Sta nel fatto che non ci limiteremo soltanto ed esclusivamente alla distribuzione di volantini o di brochure che, anche se utili, a volte possono sembrare noiose e quant'altro, ma la novità sta nel fatto che grazie alle politiche digitali, di cui anche è una mia delega, andremo nel mondo di Facebook, andremo all'interno dell'app cittadina, quindi all'interno del sistema digitale del Comune di Agrigento avremo i video, avremo le informazioni e gli anziani, grazie ad una collaborazione che dobbiamo programmare con le scuole, con i sindacati di categoria, quindi con i pensionati, faremo il più possibile delle attività per avvicinarci sempre più, grazie anche alla Chiesa, alle persone anziane e ci rivolgeremo proprio a loro per aiutarli a combattere questo fenomeno. C'è un numero di telefono, mettete a disposizione qualcuno, qual è il contatto immediato per chi ha bisogno di un'informazione? Assessore. Il numero di telefono è quello intanto delle emergenze, quindi il 112, quando si presenta una eventualità di questo tipo, quindi quando siamo di fronte ad una truffa, ma il Comune di Agrigento ha messo a disposizione uno sportello dove ci sarà la dottoressa Urso pronta a rispondere per dare tutte le informazioni necessarie per addivenire a delle soluzioni tampone rispetto al rischio che si può correre. Sua Eccellenza, la prevenzione non è mai troppa, si presenta il progetto Non ci casco, un progetto in collaborazione con il Ministero dell'Interno del Governo. Il Ministero dell'Interno sta affrontando il tema delle truffe agli anziani con la massima attenzione, perché non è un tema facile. Non è un tema facile in quanto chi purtroppo vive di queste truffe escogita continuamente, dedicandosi completamente con la massima disponibilità di tempo e ahimè oggi anche di tecnologie per reperire nuove vie di
cattura della fiducia delle persone fragili, che sono appunto per lo più gli anziani, ma non soltanto, in modo da cattivarsene la fiducia e giungere con le loro truffe, con i loro inganni e artifici a privarli di patrimonio e non solo. Quindi il tema è che abbiamo di fronte una forma di criminalità che spesso abbiamo visto come pittoresca, come se vogliamo quasi da film neorealista, ecco, degli anni 50-60, quasi da scena di quello che vende la Fontana di Trevi all'americano, ma non è questo. È una criminalità ormai organizzata che ha delle strutture, che ha degli strumenti tecnologici avanzati e che riesce soprattutto a carpire informazioni anche da dove non dovrebbero venire fuori. Capita spesso, in particolare, che le persone raggiunte riferiscano che chi ha telefonato o scritto loro sapeva dove avevano il conto in banca, sapeva che il conto era cointestato con un parente, sapevano i nomi dei parenti anche non direttamente conviventi, in modo da fare questi nomi e da utilizzarli appunto per carpirne la fiducia. Ecco, tutto questo rende questa forma di criminalità non semplice da combattere. Noi come Ministero dell'Interno facciamo soprattutto prevenzione e attenzione al fenomeno, e oggi si parlerà proprio di questo, degli strumenti preventivi, fermo restando naturalmente che poi la fase successiva, quando ahimè è troppo tardi per tutelare la persona fragile o l'anziano, è di competenza della magistratura, alla quale spettano le indagini con la direzione della Polizia Giudiziaria. La dottoressa Teresa Urso del Comune di Agrigento gestirà questo sportello del progetto Io non ci casco. Ecco, effettivamente, quale sarà l'impegno che mettete per dare una mano a chi ha bisogno e consigli utili di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani? Allora, il progetto consiste in diverse, si svolgerà in diverse fasi, e che principalmente le fasi si concentreranno sulla prevenzione e il contrasto a questo, diciamo, a questa situazione di disagio che potrebbe crearsi negli anziani. E coinvolge il target degli anziani. Come sappiamo, circa l'8% degli anziani ad Agrigento vive da soli, quindi a rischio di truffe, e il nostro obiettivo attraverso il progetto è quello di calarci nel territorio e poter contattare, quindi incontrare gli anziani e informarli su questo, su questo fenomeno che comunque quotidianamente viviamo, perché comunque magari alcune notizie vengono fuori, altre non vengono denunciate, proprio perché non dobbiamo dimenticare che molti anziani magari si vergognano nel dovere esprimere quello che vivono durante il giorno anche ai loro figli. Quindi per questo sarà il nostro compito quello di incontrare anche le famiglie o i bambini che sono i nipoti, diciamo, degli anziani, e potremmo coinvolgerli tutti in un'azione di prevenzione. Ieri abbiamo dato notizia della scomparsa dalla residenza per anziani di Naro di Lorenzo Coluzzi. Per le ricerche, la prefettura di Agrigento aveva attivato il piano per la ricerca di persone scomparse, ma è stato tutto inutile. Lorenzo Coluzzi, 85 anni, purtroppo è stato ritrovato senza vita in un burrone nel quartiere Baglio di Naro. Come avete sentito dai titoli, oggi è la giornata mondiale della salute mentale. Vediamo. A livello mondiale, denuncia UNICEF, un adolescente su 7 ha un problema di salute mentale diagnosticato. Solo nei 3 anni di pandemia, ricorda la Società Italiana di Psichiatria, le diagnosi di disturbi psichici sono aumentate del 30% e i sintomi depressivi hanno riguardato almeno una persona su 3. Siamo di fronte a un depauperamento continuo dei servizi pubblici, e questa è la protesta di Amy Bondi, presidente degli psichiatri. L'obiettivo del 10% della spesa del fondo sanitario dedicata alla salute mentale indicato dall'Europa è lontanissimo, ma lo è anche lo standard minimo del 5% di spesa. L'Italia, se si guardano le ultime rilevazioni disponibili, è passata dal 3.8% del 2018 al 2.7% del 2020, una carenza che rischia di compromettere gravemente il sistema.
Nelle scorse ore, per esempio, sono stati diffusi i risultati dello studio L'era del disagio, realizzato in collaborazione con Astra Ricerche. Dal lavoro è emerso che 6 persone su 10 in Italia dicono di convivere con un disagio psicologico. Se poi si analizza questo 60%, si scopre che sono in aumento maggiore donne, 65%, e giovani della generazione Z, di cui l'81% sono ragazze. Lo studio ha quindi cercato di analizzare i disagi più ricorrenti. Il primo è il disturbo del sonno, seguono poi varie forme d'ansia, stati di apatia, attacchi di panico, depressione e i disturbi dell'alimentazione. A preoccupare, secondo quanto riporta la ricerca, è la cura fai da te. La maggior parte delle persone ha cercato le risorse per farcela dentro se stesso. Preoccupa però particolarmente la cosiddetta generazione Z, in Italia, specifica lo studio. Il 10.8% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni assume psicofarmaci senza prescrizione medica. Lo farebbero per diverse motivazioni: per dormire, per dimagrire, per essere più performante negli studi. Ed è proprio tra gli studenti che la percentuale di chi usa psicofarmaci sale al 18%. In generale, a minacciare maggiormente il benessere psicologico risulta essere il forte stress da lavoro o da disoccupazione, a seguire il bullismo o la violenza fisica e verbale. Crescono però i disagi, ma non negli investimenti. Gli esperti e i dati concordano su questo punto. Si riscontra un aumento negli ultimi anni di depressione e di patologie psichiche, una crescita dovuta anche a una maggiore attenzione e sensibilità sul tema. Gli specialisti della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, proprio in queste ore, hanno rilanciato l'allarme disagio fra i minori. Negli ultimi anni l'aumento delle visite neuropsichiatriche infantili urgenti è stato esponenziale, così segnalano, sollecitando la necessità di prevenzione, diagnosi precoce, ma anche di cure tempestive. A mancare comunque la consapevolezza della diffusione del fenomeno a livello istituzionale e non solo. La presidente della Società Italiana di Psichiatria ha lanciato un appello: ai personaggi famosi chiedo di fare outing in presenza di problemi di salute mentale. L'ultimo caso virtuoso è quello del cantante Fedez, che nei giorni scorsi, uscito dall'ospedale, ha parlato dei propri problemi psicologici e ha invitato alle donazioni di sangue. Proprio quell'invito ha spinto tanti a mettersi in coda, un effetto che, ha concluso la presidente degli psichiatri, sarebbe importante se si replicasse anche rispetto al campo della salute mentale, perché per sostenere tutte e tutti serve uno sforzo e una volontà collettiva. Di nuovo in piazza i cittadini di Naro per manifestare contro l'installazione delle antenne tra le abitazioni del centro. Cittadini naresi a scendere in piazza, i cittadini naresi tutti, gli studenti, i ragazzi delle scuole medie, i ragazzi della regioneria, i genitori, le istituzioni, tutti insieme per un validissimo motivo. Scompriamo quelli che dicono il comitato non vuole la tecnologia. Come si fa senza antenne? Spartiamo questo mito. Noi siamo per la tecnologia, siamo per il progresso, però è una tecnologia messa in sicurezza. Studenti, stringiamoci tutti attorno a questo comitato per tutelare, salvaguardare la salute dei nostri cittadini. Naro non può diventare la città delle antenne. Per dialogare, parlare e costringere. La forza e il coraggio dei cittadini naresi lo impediranno. Forza, forza, forza e non abbiamo paura. Sì.
chiesti di trovare una soluzione che contemporaneamente sia nella direzione di tutelare la salute dei cittadini e contemporaneamente per la tecnologia. Tra pochissimi minuti questa volta davvero finisce il sorteo. Il magistrato di sorveglianza di Agrigento ha disposto la sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale al quale era sottoposto. Parliamo del 39enne di San Giovanni Gemini arrestato dalla compagnia dei carabinieri di Cammarata per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, a seguito della decisione del giudice di sorveglianza, dai domiciliari è finito al Petrusa di Agrigento. Stato di agitazione del personale addetto al servizio di ristorazione dell'ASPE di Agrigento. Salvina Mancione della CGL. Salvina Mangione della CGL, so che state preparando uno stato di agitazione sulla sanità. Ecco, di cosa si tratta? Sì, abbiamo fatto una proclamazione dello stato di agitazione ai lavoratori addetti al servizio di ristorazione nell'ASPE di Agrigento. Il giorno 8 agosto abbiamo inoltrato una richiesta di incontro unitaria CGL, CISL e UIL, le categorie di riferimento, naturalmente al commissario dell'ASPE di Agrigento, ad oggi ancora senza alcuna risposta. Il nuovo bando ci preoccupa molto sulla tenuta occupazionale, prevede una chiusura imminente, quindi entro il prossimo mese, delle cucine degli ospedali, e questo significa una distribuzione del pasto direttamente a distanza con cucine dislocate sul territorio. Non abbiamo notizie di fatto di cosa sarà dei lavoratori addetti, ci potrebbe essere una riduzione del personale e questo ci porta nella condizione di dover chiedere e di insistere ulteriormente nel rapporto con l'ASPE di Agrigento, con la richiesta d'incontro per trovare delle soluzioni che salvaguardino il posto di lavoro agli addetti del servizio e garantiscano al personale addetto un proseguo dell'attività lavorativa. Su altre piattaforme, sempre relativamente alla sanità, c'è questa ipotesi di che il governo Schifani voglia separare le aziende ospedaliere dall'ASP. Una sua valutazione così. Ma devo dire che su questo noi siamo assolutamente in una posizione divergente, nel senso che continuare a dislocare o a dividere assetti importanti delle strutture pubbliche è un danno per la cittadinanza, è un danno per l'intero paese. Veniamo ieri da una manifestazione importante su Roma, siamo appena rientrati proprio perché questi temi sono dei temi caldi e che riguardano tutti e che animano proprio la nostra città di un interesse particolare. Non lontano, circa un mese fa abbiamo fatto una grande manifestazione anche su Agrigento proprio su questi temi. Per noi è importante mantenere un servizio pubblico che risponda alle esigenze dei nostri cittadini e questo passa attraverso sia il sistema degli appalti che il sistema del pubblico, come inteso proprio nell'accezione più pura di quello che è il pubblico impiego. In segno di solidarietà con il popolo di Israele colpito dalle milizie di Hamas, sulla facciata di Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione, proiettata la bandiera israeliana, un segno di vicinanza dei siciliani alle vittime dei terroristi. Ascoltiamo ora l'onorevole Catanzaro del PD sulla bozza di riforma della sanità siciliana voluta dal governo Schifani. Onorevole Catanzaro, perché questa bozza di rimodulazione della sanità siciliana non è realizzabile? Ma non è, innanzitutto non può essere realizzabile una bozza fino a quando non c'è un confronto con i territori, con le parti sociali, e siamo alla seconda esperienza di lancio di una idea di questo governo regionale e poi subito dopo di un ritiro. L'abbiamo visto con l'elenco degli idonei direttori di serie A e di serie B, adesso siamo alla bozza di un riordino ospedaliero. Io, come già ho fatto proprio ieri, ho parlato con alti dirigenti della regione e quindi dell'assessorato
alla salute per capire se questa bozza è una bozza loro, è una bozza reale. Mi viene detto che non è assolutamente una loro bozza, però è chiaro che siamo di fronte ad un aspetto drammatico che continua a perdurare del diritto alla salute e della sanità in Sicilia. Chi può avere così la volontà di diffondere, prima ancora di portare nelle sedi istituzionali per una trattazione, per un approfondimento, un progetto di questo tipo? Ma guardi, questa è una domanda alla quale io non saprei dare una risposta, anche perché non è il mio lavoro, è il mio compito quello di poter immaginare. Io mi baso sulle certezze, quindi attendo, come già ho detto nelle settimane passate, che il governo regionale venga nelle sedi opportune, quindi in commissione e poi in aula, a presentare il riordino sulla sanità. Un riordino che è assolutamente necessario comunque da questo senso. Ma io ritengo che bisogna immediatamente mettere mano a quello che per noi come gruppo parlamentare del Partito Democratico è il primo punto nell'agenda di opposizione a questo governo regionale, che è il diritto alla salute. Noi ancora attendiamo di capire qual è stata l'idea per cui il governatore Schifani abbia un anno fa fatto questo accordo Stato-Regioni, facendosi scippare più di 250 milioni di euro sulla sanità. Non si può più derogare, non si può scherzare. Sul diritto alla salute non possiamo più cercare di non affrontare il problema. È un problema, abbiamo gli ospedali al collasso, abbiamo la gente che comunque continua a denunciare le liste d'attesa, il disservizio, i medici che non sono nei reparti, le dimissioni di primari. Non è più possibile. Qual è la situazione in provincia di Agrigento? Le autorità sanitarie provinciali dicono che Agrigento è un po' come in tutta la Sicilia, il problema del personale è uguale per tutte le province. E il dramma è proprio questo, che Agrigento è come il resto della Sicilia, quindi la situazione di Agrigento è una situazione disastrata. Non capisco come qualcuno possa parlare di un gioiello di ospedale o di sanità in provincia di Agrigento. Ottobre rosa 2023, a Messina torna il mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore del seno. Vediamo. Dobbiamo ridurre ancora di più la mortalità e l'incidenza di tumori e di patologie in generale, che possono essere prevenuti con esami abbastanza semplici. E quindi fare una mammografia nel momento in cui la persona è sana, o fare un pap test, un HPV DNA test per quanto riguarda la prevenzione del tumore della cervice uterina, o una semplice ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon, ci consente di trovare, nel caso fossero positivi o dubbi questi esami, delle lesioni molto piccole che richiedono degli interventi chirurgici, degli interventi poco invasivi per le persone. Con l'ASP siamo in perfetta sinergia e integriamo già in maniera precisa i nostri servizi, ma siamo assieme anche in queste attività di prevenzione. Anche l'anno scorso abbiamo portato avanti la campagna nelle piazze, quest'anno ci saremo nuovamente il 21 e il 22 ottobre a Piazza Duomo per fare screening, prevenzione, ma per fare anche avvicinare la popolazione e fare seguire tutta una serie di visite che sono volte anche a tutelare la salute. Europa Donne Italia, che è l'associazione leader per quanto riguarda la lotta dei tumori al seno, nata da un'idea del professore Veronesi, quest'anno ha lanciato proprio un appello per sensibilizzare il cuore e la mente delle istituzioni, sia quelle nazionali che regionali, perché queste donne, che sono oltre 50.000, hanno bisogno di cure adeguate. C'è un bellissimo video appello nel quale le donne affette da tumore metastatico presentano le loro istanze che tutti abbiamo il dovere di ascoltare. Infatti il video si conclude dicendo: per sentire basta l'udito, per ascoltare ci vuole l'impegno. Noi saremo il 21, sabato e domenica 22 a Piazza Duomo, esperienza che già abbiamo fatto l'anno scorso con ottimi risultati, e in questo evento riusciremo a portare, oltre l'unità mobile mammografica,
anche il camper per le visite senologiche in collaborazione con i Lions. Verranno anche fatti altri screening, come lo screening per la glicemia, gli screening pressori. Dopodiché dal 17 ottobre invece al 20 ottobre noi saremo con l'unità mobile nel comune di Cesarò e abbiamo visto che proprio perché risulta tra i comuni diciamo forse il più disagiato della provincia di Messina, noi proprio con il camper andremo a fare la mammografia a queste donne a casa loro. In Italia ci sono oltre 45.000 donne con tumore al seno metastatico che chiedono un supporto concreto e percorsi terapeutici specifici, ma soprattutto chiedono di essere ascoltate. Europa Donna Italia è una voce per tutte. Leggi il nostro manifesto su europadonna.it/manifestoTSM. Contratto tra la Regione Siciliana e la Fincantieri per un nuovo traghetto per le isole minori. C'è il servizio. Ha una grande novità, una bellissima pagina oggi è stata scritta tra il governo regionale, il presidente della regione e l'AD di Fincantieri che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Innanzitutto la bellissima notizia è che questo traghetto verrà costruito al 100% dallo stabilimento di Palermo, quindi sarà la prima nave al 100% made in Sicily. Questa è una bellissima notizia perché la cantieristica aveva avuto un momento di stasi durante il corso degli ultimi decenni. Questo tipo di imbarcazioni veniva costruito più nei paesi del Medio Oriente, si pensi alla Turchia. Oggi invece c'è un rilancio della cantieristica dei traghetti, dei trasporti ro-ro dalla città di Palermo, dalla Sicilia, e sarà fatto un investimento di 120 milioni di euro, e non è poco. Ci sarà un rilancio e un indotto che verrà creato di circa 500-600 maestranze nell'arco di questi due anni, e già nel 2026 questa nave potrà solcare il canale di Sicilia. Questa è una nave che potrà, un traghetto che potrà essere utilizzato soprattutto nei primi anni per il collegamento delle isole di Lampedusa e Linosa o di Pantelleria. Questo traghetto alimenta il cantiere di Palermo con una nave che è un tipo di nave che avrà altri sviluppi in futuro, quindi come dicevamo durante la conferenza stampa riportiamo a Palermo la storia, la tradizione dei traghetti di Fincantieri e concorrerà insieme alle altre commesse che già alimentano il cantiere a promuovere e spingere l'occupazione, l'alimentazione dell'indotto, le piccole e medie imprese, ripeto, con un business a prova di futuro che è il business dei traghetti della transizione energetica. Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Palermo con degli arresti. Alle prime ore di stamane nella città di Palermo, militari del comando provinciale carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del locale tribunale su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di 18 indagati, 15 in carcere, 3 obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini condotte da giugno a settembre del 2021 dei carabinieri delle stazioni di Acque del Corsare e di Brancaccio hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai reati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le investigazioni sviluppatesi attraverso una mirata attività tecnica con monitoraggio e osservazione delle varie fasi dello spaccio, grazie anche all'ausilio di telecamere nascoste nei luoghi destinati alla vendita e cessione, nonché a puntuali riscontri eseguiti su strada, hanno consentito di dimostrare l'operatività di 3 piazze di spaccio, tutte attive nel quartiere Sperone di Palermo, anche nelle immediate adiacenze di istituti scolastici, nelle quali gli indagati, protetti da vedette, avrebbero smerciato al dettaglio hashish, cocaina, crack, marijuana, avvalendosi di pusher, talvolta anche minorenni, e ancora ricostruire il modus operandi degli spacciatori, i quali con compiti ben definiti
si sarebbero occupati dell'approvvigionamento dello stupefacente, dell'occultamento della sostanza, delle cessioni al dettaglio e della raccolta dei proventi dello spaccio. Acclarare che le piazze di spaccio erano operative durante l'intero arco della giornata, con più spacciatori, anche minorenni, che si avvicendavano organizzandosi su turni, e ancora raccogliere indizi di colpevolezza a carico di complessivi 36 indagati, tutti già noti alle forze dell'ordine, e stimare un volume di affari di circa 5.000 euro giornalieri. L'attività inoltre ha consentito di monitorare oltre 9.000 cessioni di sostanza stupefacente, segnalando oltre 150 persone provenienti dal territorio dell'intera provincia alla competente prefettura quali assuntori di droga, e arrestare 3 persone in flagranza di reato e denunciarne altre 6, e ancora sequestrare oltre 1,5 chili di sostanze stupefacenti quali cocaina, crack, hashish e marijuana. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Erasmus Day al Liceo Scientifico Leonardo. Arturo Cantella. Oggi Erasmus Day al Liceo Linguistico Leonardo, un progetto ambizioso che prevede appunto diverse iniziative Erasmus. Quali, Presidente? Ma oggi approfittiamo dell'Erasmus Day per celebrare innanzitutto il tema della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici che caratterizza il nostro curriculum di studio, e lo vogliamo affermare anche in chiave europea, approfittando delle provvidenze che il programma Erasmus dà ai nostri giovani, ma anche a tutta la comunità scolastica, per le opportunità di apprendimento permanente che comporta. Il programma Erasmus è un programma che nasce per promuovere l'istruzione, per promuovere i giovani, per promuovere lo sport e la formazione a vario titolo, ma soprattutto per promuoverli attraverso iniziative di mobilità all'estero, di partenariati con paesi esteri che vanno ad implementare quelle competenze e quelle soft skills che i nostri ragazzi acquisiscono non solo in ambito linguistico, ma anche trasversalmente da poter applicare in tutti i contesti in cui poi si andranno a trovare nella vita, nel lavoro e anche nello studio. Gli obiettivi principali dell'Erasmus? Gli obiettivi principali dell'Erasmus sono innanzitutto promuovere la coesione, la cittadinanza europea, la qualità dell'istruzione, ma anche e soprattutto quali obiettivi specifici? La mobilità, intesa appunto come esperienza di scambio e di confronto di sistemi nel caso dell'istruzione, ma anche di modi di vivere e culture diverse che non possono che arricchire il patrimonio formativo dei nostri ragazzi. Si svolgeranno domani alle 16 a Sant'Agata di Militello i funerali del giovane medico legale Francesco Vincenzo Maniaci, morto a seguito di un grave incidente sull'autostrada Palermo-Messina. Ricordiamo che a causare la morte è stato un grosso tronco caduto sulla carreggiata. E c'è dolore ma anche tanta rabbia a Sant'Agata tra gli amici e i parenti del medico, forse vittima di una mancata manutenzione sull'autostrada, per cui si chiedono approfondite indagini. Associazioni animaliste a Piano San Gregorio ad Agrigento con la benedizione dei cani. A benedire gli animali, quindi ancora di più mi fate innamorare di queste belle creature. E allora con sentimenti di lode e di ringraziamento al Signore vogliamo umilmente, ecco, metterci sotto il suo sguardo e rispondere ad ogni invocazione: quanto sono grandi le tue opere, Signore. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che provvedi il cibo a ogni essere vivente. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nei cigli dei campi e negli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua bellezza e della tua provvidenza. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale ci hai dato l'immagine del tuo figlio, nel quale possiamo chiamarci ad essere tuoi figli. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore,
che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia. Sii benedetto, Signore, per tutte le tue creature che ci invitano a cantare la tua lode. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di San Francesco, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, un applauso. Ringraziamo il Signore. Il prossimo 25 ottobre alla Fiera di Rimini, a cura della CNA, la presentazione di Agrigento, capitale della cultura. Arturo Cantella. Un'interessante iniziativa sarà presentata sabato in prefettura alla stampa, alla città, relativamente alla presentazione al TTG Rimini di Agrigento, capitale della cultura, ecco, dove voi sarete, diciamo, i principali partner dell'iniziativa. Come mai questa idea viene proprio dalla CNA di Agrigento? Allora, la CNA di Agrigento come ogni anno partecipa al TTG di Rimini, che inizierà domani e fino al 13 saremo lì, proporremo i nostri percorsi turistici con le aziende, con le imprese artigiane, ma anche proponendo il nostro territorio con le sue bellezze artistiche, paesaggistiche, naturali e culturali. Ovviamente saremo lì presenti all'interno di questa meravigliosa fiera internazionale nel stand di CNA nazionale, e all'interno degli eventi proposti dalla CNA daremo spazio alla presentazione del progetto Agrigento, capitale italiana della cultura. Sarà presente il sindaco Micciche e quindi promuoveremo questo progetto Agrigento, capitale italiana della cultura. Ma la novità importante è rappresentata dal fatto che sabato in prefettura organizzeremo un evento di presentazione, perché porteremo ad Agrigento i buyer, 8 buyer internazionali, appunto nell'ambito del TTG di Rimini. Li porteremo qui per andare a visitare le aziende e il territorio, appunto per promuovere territorio, imprese, economia nel segno del turismo esperienziale. Presenti al TTG di Rimini in un'iniziativa congiunta organizzata anche dalla CNA, e per presentare appunto l'Agrigento, capitale della cultura, sindaco. Sì, ringrazio il CNA per avermi invitato, per avermi dato l'opportunità di far conoscere a tutti
i frequentatori di questa fiera, quindi gran parte degli italiani, e questa nostra vittoria, questa nostra opportunità, Agrigento Capitale della Cultura 2025, penso che è arrivata la svolta che potrà dare una nuova connotazione anche italiana alla nostra Agrigento. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.